appena terminato il match, siamo qui con Gianluca Pasquazzi, numero 10, capitano del Circolo Master. Partita, diciamo, nervosa, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Alla fine avete risposto e giocato anche bene contro questa ottima formazione che è la Lusitana. Siamo andati anche in vantaggio con un tuo gol. Peccato non aver trovato i punti. Sì, affrontavamo una squadra comunque che fa un campionato di vertice e ce l'abbiamo messa tutta per portare a casa i 3 punti, però un po' per sfortuna, un po' per demerito non ci siamo riusciti, ecco. Cosa è mancato secondo te? È un po' di gestione o forse appunto solo qualche gol in più? Mancato un po' di gestione, un po' di tranquillità in questi momenti. Quando si vince sul stai 2-1 e va in vantaggio con una squadra del genere, devi stare tranquillo, gestire la partita, non avere fretta. Invece ecco, ci ha mancato un po' questo. E niente, è un grande rammarico perché oggi ce la meritavamo veramente. Eh sì, sono d'accordo con questa tua analisi, effettivamente anche un po' di sfortuna ha pesato, appunto, nonostante il momento di lì di nervosismo, forse anche con quell'espulsione vi ha un po' destabilizzato, anche poi i 2 minuti in inferiorità numerica, avete anche retto bene il campo, poi un piccolo errore in fase di lettura difensiva, anche un rimpallo, costretto sul 3-2 avversario. Sì, diciamo che ecco, è una cosa che si ripete ogni partita, siamo una squadra giovane. È una stagione un po' storta, diciamo, da questo punto di vista, e quindi niente, bisogna andare avanti, continuare a giocare, a fare punti, perché comunque le qualità ce l'abbiamo e poi si vedrà, ecco. Comunque il potenziale c'è, la squadra anche, e tocca stringere i denti in questi casi, farsi, no, carico l'uno con l'altro, sì. E provare a fare più punti nelle ultime gare dell'anno. Oggi diciamo che la squadra non può dire niente perché abbiamo approcciato bene, abbiamo ribaltato la partita contro una buonissima squadra e oggi c'è grande rammarico, siamo stati bravissimi, purtroppo, però ecco, abbiamo perso, è stata così. E speriamo le prossime volte che andrà meglio nel risultato e non nel gioco, perché effettivamente sì. C'è stato. No, il gioco c'è sempre stato da inizio stagione, a noi ecco, ci manca qualche episodio che ci gira a favore, però ecco, diciamo che non possiamo sempre trovare alibi su questo punto di vista. Abbiamo perso 0 punti e si riparte da martedì carichi per la prossima di sabato. Finché ci sono i punti, ecco, ce la giocheremo per la salvezza e poi si vedrà, ecco. Ok, allora ti ringraziamo ancora, complimenti a tutti voi. Grazie. Grazie mille, alla prossima.